Il nostro tour dell'Ario va avanti, siamo in centro lago, siamo a Menaggio, nonostante le nuvole un po' minacciose ce l'abbiamo fatta a evitare il maltempo, il risveglio dal lungo lago e adesso l'approfondimento di oggi è una bellissima zona dove ci troviamo vicino all'ospedale, c'è una ciclopedonale bella, facile per le famiglie che porta da Menaggio a Porlezza. Con noi Michele Spaggiari, il sindaco. Buongiorno ancora a tutti. Buongiorno ancora, caro sindaco, grazie di essere di nuovo in nostra compagnia. Dobbiamo dire grazie subito agli amici che ci hanno dato le e-bike Canaia. Perché Canaia? Canaia perché è il soprannome dei Menaggini, Canaglie, da una leggenda legata a Martin Lutero e l'amico Gigi Cavigioli che ha un noleggio di biciclette in paese, ce le ha prestate per questo giro. Allora, Gigi, grazie perché ci hai salvato la vita. Sono bellissime davvero queste bici che abbiamo a disposizione. Michele, è una zona, cioè adesso facciamo vedere, saliamo in bici, saliamo e andiamo in bici, facciamo, adesso siamo già dopo 2 chilometri dalla partenza. La partenza di ecco, questa ciclopedonale è in paese a Menaggio, zona Imbarcadero, dove c'è il pontile del traghetto, il distributore di benzina, l'ostello. Da lì si prende questo percorso che ricalca il tracciato della vecchia ferrovia Menaggio-Porlezza, dismessa negli anni 40, e che appunto collega Menaggio-Porlezza attraverso boschi, prati e natura. E allora facciamola vedere, grazie a Gigi, a suo Canaia Bike, dove potete venire. Ecco, la cosa bella è che se venite a Menaggio, voi potete venire qui e noleggiare le e-bike. Ciao Rosa, buongiorno. Michela, ci saluta anche Emilio dalla Thailandia, buongiorno. Che aspettiamo Menaggio. Che aspettiamo Menaggio, ma anche Laura, buongiorno. Allora, com'è si accende la e-bike? Fammi vedere, sindaco, che tu sai tutto. Schiaccia questo tasto, si aspetta che si accenda il display. Col più e il meno si regolano i 5 rapporti. Oh, ragazzi, è la prima volta che andiamo con la bici, ma lo facciamo con piacere per farvi vedere questo bellissimo percorso, cari ragazzi. sì, Nibali è un'altra cosa, Clara, assolutamente. Qua siamo diversi, ovviamente, ma adesso vi facciamo vedere proprio in bici, e questa è la cosa bella che vi vogliamo far vedere. Adesso vi cambio anche i rapporti, come potete vedere, cari ragazzi. Arriviamo, ecco, così le bike, è bellissimo, va bene. Ciao a Tiziano, ciao a Clara, buongiorno. Sì, beh, in effetti Clara posso anche andare al passo di Nibali con le bike. Effettivamente Nibali va forte, noi possiamo andare anche forte con la nostra e-bike, ma non facciamo davvero alcuno sforzo. Sindaco, che bella cosa che mi hai fatto scoprire. Un tracciato bellissimo. No, un tracciato veramente stupendo. È consigliato per le famiglie. È consigliato per le famiglie perché, a parte il primo tratto che abbiamo superato prima e che è un pochino più impegnativo, per il resto è tutto un falso piano o pianeggiante. Buongiorno a Maura, buongiorno anche a Tiziano. Io vi do questo consiglio, questo suggerimento: se avete voglia una domenica o un sabato di fare una bella gita anche con la famiglia, perché ripeto, adesso le bike ovviamente ti agevola e ti facilita il compito e la vita, però anche con la bici normale, la bici e comunque normale, Michele, anche a piedi è molto utilizzata anche dalle persone che vanno a fare trekking e camminate. Ecco. Nordic walking, che comunque è diventata una disciplina. Esatto. Sempre più diffusa e amata. Paola ci saluta da Ferrara, Antonella dice stupendo questo percorso, grazie di avercelo fatto conoscere. Il merito è di Michele, il sindaco. Un piccolo tratto che è in comune con la viabilità che dà l'accesso alla casa di riposo qui vicino. Adesso tra 50 metri entriamo. Ecco, esatto. Vi facciamo vedere ancora questo. È la bellissima ciclopedonale che noi oggi, guarda, giuro, ve lo faccio vedere, lo stiamo facendo in presa diretta per voi. Non l'ho mai fatto con la bici e ve la faccio vedere con le bike. Non voglio fare il fenomeno perché sennò mi dicono "è bella". È vero, le bike ti agevola la vita. E qui è assolutamente te la agevola, ma sono bellissime queste bici. Ciao a Giuseppe da Montorfano, ciao a Clara. Ciao, un caro saluto. E allora, con il sindaco, ripeto, Michele, ciao a Laura. Che figata, dice. Bravi. Marco, non ti deconcentrare. No, sono concentrato, Laura, guarda. Poi, la cosa bella, Laura, è che, come senti, non c'ho l'affanno. Normalmente uno in bici un minimo di affanno ce l'ha. E invece io sono quasi rilassato. Saluti dall'Armenia. Lianna, oh mamma mia, questo mi mancava. Ciao Lianna, un saluto, te lo faccio davvero con piacere da Menaggio, la zona bellissima di questa ciclopedonale, dove
il sindaco Michele Spaggiari oggi ci ha portato. Sentite, adesso vi faccio sentire la natura, i suoni. Ecco Michele, sì, siamo nel verde più totale, nel relax, è una pista bellissima. Pista bellissima, adesso in 5 minuti si arriva a Grandola, lungo il tracciato c'è una piccola galleria che percorreva allora il treno, adesso i turisti. Ecco, qui, questa è la ex linea ferroviaria. La ex linea ferroviaria è stata attiva fino alla seconda guerra mondiale, poi dopo con il conflitto è stato sospeso. Ma che bella, ma che bella. Ecco, ovviamente zona di passeggiate anche per i nostri amici a quattro zampe. Buongiorno, buongiorno. Maura dice affascinante il sindaco. Certo, sindaco, è molto affascinante, quasi quarantenne. Ciao Lorenza, dice e-bike è troppo facile, complimenti. Lorenza dice una cosa bella che non abbiamo detto, ha ragione, brava Lorenza. Menaggio ancora bandiera arancione. Menaggio ieri è stata orgoglioso, complimenti sindaco, sindaco. Noi e Bellano e Torno. E Torno, anche Torno, anche Torno. Domani abbiamo un programma con Antonio Rusconi, sindaco di Bellano, una foto celebrativa insieme in mezzo al lago. Perfetto, mandacela. Ciao Luigi, buongiorno anche a te. Ecco Lorenza, grazie perché hai ricordato questa cosa giusto che mi era sfuggita stamattina, me l'ero ripromessa, che Menaggio è una perla davvero del nostro. Bandiera arancione vuol dire accoglienza ottima, accoglienza al top. Ottima, servizi, qualità dei servizi, non solo turistici, perché qui viene tenuto in considerazione anche i servizi alle persone, la raccolta differenziata. Ecco, siamo arrivati vicino alla galleria. Ciao Anna, stupendo, buongiorno. Bici elettrica, certo, ci agevola ovviamente, questo non voglio dire. Il paesaggio è davvero meraviglioso qui davanti a noi. Da qui si arriva passando la galleria. Ciao anche a Fabio, ci saluta da Porlezza, sì. E anche Maria, buongiorno da Porlezza. Beh, ecco, da qui arriviamo da voi a bere caffè. Aspettateci. Da qui Fabio e Maria possiamo arrivare davvero a Porlezza. Allora, da qui si arriva direttamente a Grandola e poi da Grandola, Lago del Piano. Lago del Piano, Porlezza. E poi Porlezza. Allora, io devo dire a... come si chiama? Gigi, giusto? Gigi di Canaia Bike, che ci ha dato questo... Grazie Gigi, ci hai salvato la vita. Il supermercato Conad. Ecco, andate a trovarlo, quindi io vi consiglio, venite a Menaggio, lasciate l'auto, noleggiate la bici e divertitevi nella natura. Ecco, questo è l'invito del sindaco. Buongiorno a Pinuccia, al mio sindaco, quindi è di Menaggio, sì. E a te Marco, siete sotto casa mia. Vabbè, Pinuccia, buongiorno, sì, buongiorno a te, grazie Pinuccia, un saluto a Tiziana da Porlezza, anche lei. Due video bellissimi, Clara dice il paesaggio è bello, il paesaggio è stupendo. Questa è la Valsenagra, quella lì la frazione di Io di l'avevo Codogna. Vista con Marta Miuzzo, sì. L'avevo vista la Valsenagra, esatto. Quella lì è la Torre Galbiati che si intravede tra gli alberi. No, non è una bellissima giornata, ma abbiamo visto qualcosa di bello, veramente, di affascinante. Davvero con queste bike, allora aspetta che sta attenti, che parte che veramente sembra uno scooter. Senti, facciamo un piccolo passo, vediamo se riusciamo, no, ma forse poi dopo proviamo ci salta. Proviamo a passare la galleria. Proviamo a passarla, se salta la linea io vi saluto qua. Intanto dico grazie al sindaco per questa ottima opportunità. Abbiamo scoperto anche un'altra cosa, il territorio ha anche questo, approfittatene. Ciao a Giuseppe, buon risveglio, buongiorno, un saluto, siamo nella galleria, buongiorno, ancora, sembra che tiene la linea, ecco, perfetto. E adesso vi faccio vedere, dopo questa galleria, amici, siete praticamente vicini a Grandola, o gli amici che ci hanno scritto da Porlezza. A proposito, quest'estate verrò anche in... sul Ceresio, verrò anche lì a farvi vedere le bellezze che avete. Questo, ecco, vedete, sono le indicazioni. Da qui si sale, si arriva in località Croce, poi si può proseguire verso la Tremezzina andando dritti, Grandola, Benelario, ecco, esatto, Grandola, Benelario, Lago del Piano e Porlezza. Da Campora ci saluta dalla Calabria Pino, buongiorno caro. Va bene, io non l'avevo mai visto e lo scopo è valorizzare il territorio. Ci siamo riusciti, credo di sì. Grazie Marco, dopo un grande calciatore, dice Tiziano, un grande sindaco. Quindi un tremendo a Michele che ci mette tanto impegno per la sua Menaggio. E comunque, ecco, ricordatevi,
questo bel polmone verde lo trovate qui a Menaggio fino a Porlezza. Saluti a Tiziano, a Rossella da Messina. Va bene, caro Michele, grazie. Che dirti? Grazie anche a lui che ci ha messo le e-bike, perché con le e-bike oggi è stato un po' più facile. È stato decisamente più facile. Cosima ti tiene in forma, buongiorno, grazie, ciao Clara, vai su con la bici, ma sono venuto fin qui, ormai non mi ferma più nessuno, neanche Nibali, ciao Michele, grazie, ciao a tutti, ricordatevi giornata. Quindi questa bellissima opportunità, è un percorso a cielo aperto, itinerari cicloturistici appunto tra il Lario e il Ceresio, e Menaggio l'ha valorizzato pienamente il suo territorio. Ciao anche a Stefi, buongiorno a tutti, grazie per averci seguito dal Centro Lago, è tutto, domani torniamo in Alto Lago. Ciao Michi! Ciao Marco, buongiorno a tutti!